vedo che sono sempre molto belli vestiti, noi ci stiamo organizzando, abbiamo cominciato con la mascherina, io non ho trovato qualcosa di adeguato, allora ancora benvenuti, tanti auguri per il vostro duro lavoro di maschera del carnevale e ci vedremo ancora naturalmente. Signor Picciolano, io sono a suo servizio. Non si è messo sulla piedi? No. La ringrazio perché è sempre un'accoglienza così, un rapporto, un'amicizia che veramente fa piacere. Noi abbiamo avuto finora sempre fortuna con tutti gli amministratori di tutti i settori, di essere accolti con quella confidenza, con quel rispetto del carnevale. Un carnevale per la nostra città è importante sia nel settore anche economico, perché in fondo il carnevale è un piccolo motore per la città, perché le spese del carnevale vuol dire costumi, vuol dire comprare i fagioli per fare la fagiolata, costruire i carri, sono spese che vanno a favore della nostra città e questo è già una cosa importante. Poi portare il sorriso, portare un momento di gioia a chi ne ha bisogno è quella una cosa altrettanto importante. E poi, diciamo egoisticamente, io quando vado dai bambini, vai dai bambini, ma io quando vado dai bambini sono io che mi diverto. Onestamente, quello sarebbe come un serbatoio, dove vai che c'è veramente bisogno di quella stretta di mano, di quella parola di conforto, cominci a svuotare le porte. Poi con i bambini uno si ricarica, perciò c'è questa proprio tradizione del carnevale di questi valori. Io cosa dico? Mi spiace che la devo salutare, io quest'anno è il mio ultimo anno e veramente non lo dico con amarezza o meno. Dico che è un periodo della vita che uno ricorda e che nel medesimo tempo è talmente bello che anche per un'altra persona è giusto che abbia questa esperienza. Perché prima c'era la tradizione che Picciolano sceglieva lui l'anno che doveva andarsene, adesso per tradizione 5 anni e forse è meglio così per me. No, l'unica differenza è che riesce ancora, se ne vogliono bene i cittadini, a rimanere senza pure fare. No, ma comunque è veramente una gioia. Poi, onestamente, il percorso diventa sempre più lungo e gli anni aumentano, è esattamente proporzionale. Ma non fanno ringiovanire queste esperienze? Nello spirito, ma credete a me, che tutto il resto diventa difficile. Comunque ringrazio sempre per l'accoglienza. Senta, ma la Pella Maini invece che cede ogni anno, come mai? L'hanno potuto a questo carisma dopo un anno non si può, ma è appena iniziato, sto facendo così, ma c'è stata una gara per diventare la picciola, la compagna ha voglia sì, ma per non è un dito, è un dito, è certo. No, per vabbè, scherziamo, ma comunque non so Picciolano, dai. Gli vogliamo bene. Io so che ne vogliono bene tutti. Io so che ne vogliono bene tutti, accolto con grande entusiasmo, ovviamente, direi, ma anche come persona. Io faccio il possibile, poi non ho la presunzione di accontentare tutti, io ce lo metto. Metto a disposizione il mio cuore, l'amore per la città, poi per il resto non ho quella presunzione. La ringrazio.